Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì conduce la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo da Radio Gamma 5 e oggi avremo una trasmissione tutta particolare ed estremamente intensa. Particolare perché? Perché questa trasmissione sarà un omaggio prima di tutto a me stesso, perché voi non troverete mai un apprendista stregone che sia umile, che sottovaluti il proprio lavoro, che sottovaluti se stesso. Quando trovate un apprendista stregone che fa una cosa del genere, prendetelo tranquillamente a calci. E secondo, perché devo ringraziare una persona tutta particolare, che è una di quelle. Io non ho mai avuto maestri fisici, ve l'ho sempre detto, ho avuto una sequenza di scelte nella mia vita, però alcune di queste scelte sono state determinate da un personaggio particolare che è morto e che ha lasciato il suo testamento. Il personaggio particolare è Carlos Castaneda, che è morto il 27 aprile del 1998 e ha lasciato il suo testamento. Il suo testamento che si intitola Il lato attivo dell'infinito, e il suo testamento finisce, cioè chiude la sua vita, chiude la sua esperienza di stregoneria, dove il libro dell'Anticristo l'apre. Per cui, attraverso l'omaggio che farò a Castaneda, in realtà esalterò il libro dell'Anticristo, esalterò quello che noi stiamo facendo in questo momento. Prima però di fare questo, auguri di buon anno a tutti i radioascoltatori. Auguri di tutto quello che voi volete, di tutto quello che voi mirate, di tutti quelli che sono i vostri obiettivi, le vostre aspettative, i vostri desideri. E ringraziamenti a tutti quelli che hanno voluto contribuire per darmi una mano a ricomperare, a riparare il fotocopiatore, che nella foga di preparare l'operazione che sto facendo per marzo, sempre che ci riesca, che qualcosa non intervenga, ho bruciato la scheda, praticamente la scheda di alimentazione costa circa 1 milione. Sapevo benissimo che la macchina non reggeva quel carico di lavoro, ma la foga e il desiderio di riuscire a portarlo a termine purtroppo mi ha portato in quelle condizioni. E siccome sono un attimino debole dal punto di vista monetario, chiunque mi dà una mano chiaramente è il benvenuto. E un ringraziamento particolare va a quella persona che martedì mattina alle ore 7:50 ha suonato al campanello di casa mia e niente, era sparita. Io sono andato giù a vedere, ho trovato una busta nella cassetta delle lettere con un contributo per il fotocopiatore e con auguri di buon anno e di tanti bacioni. Sicuramente ringrazio, ricambio i bacioni, ricambio gli auguri e ringrazio questa persona che non ha neanche voluto farsi vedere, farsi trovare, cioè è proprio sgattaiolata via. Beh, grazie infinite, non so come ringraziarti, comunque ti ringrazio. Cercherò di fare sempre delle trasmissioni il meglio possibile, così anche per ringraziare quello che tu hai fatto. Un altro ringraziamento va a Ivano e Laura. Perché? Perché a volte uno ha delle cose, le sente, le immagazzina, le sente più volte, però quelle cose non gli danno luce, cioè non illuminano. Magari dopo distrattamente si ascoltano delle cose e immediatamente si accende la lampadina. Questo è abbastanza normale. Nella filosofia marxista, marxiana, nel materialismo storico-dialettico, si dice che la quantità genera la qualità, cioè l'accumulo di dati ti fa scoppiare la qualità, cioè ti dà l'illuminazione. Ebbene, praticamente, nella trasmissione ultima che hanno fatto, parlando della salmistica, cioè dei salmi, se mi hanno fatto capire, cioè mi hanno illuminato, diciamo così, sul fatto che tutta quella che è la miracolistica che è scritta nei Vangeli, in realtà è stata copiata da una struttura molto precedente, cioè è stata copiata dai Salmi. E questo va a spiegare perché quando Matteo, Marco hanno scritto i loro Vangeli non li hanno sputato in muso. Cioè perché se gli scrivevano i Vangeli di questo qua che faceva i miracoli, sicuramente li sputavano in muso. Ma perché non li hanno sputato in muso? Perché fin da bambini erano abituati a recitare i salmi. Cioè la gente in Palestina era abituata a recitare i salmi, per cui c'era quello che camminava sulle acque, c'era quello che gli piantavano i chiodi, c'era quello che si dividevano i vestiti, tiravano sorte per dividersi i vestiti.
diritti, eccetera. Cioè c'era già un'interiorizzazione educazionale di quelle cose. Per cui quando qualcuno gli ha detto sì, moltiplica i pani e pesci, cammina sulle acque, lo mettono in croce, eccetera, c'era già un'accettazione subliminale, un'accettazione educazionale, per cui non gli hanno sputato in faccia gli evangelisti che invece stavano facendo una vera e propria operazione politica. A dire il vero, mia figlia mi ha ricordato, guarda che non è soltanto Ivano e Laura che lo dicono questo, se tu avessi letto con più attenzione, che io in effetti l'ho letto, ma probabilmente non ho messo attenzione sufficiente, Elio Girelli, che ha scritto un libro, Corna dei Patriarchi, vi ricordate, Elio Girelli è un ateo storico, è un ateo, un anticlericale storico veramente della zona, credo sia stato anche qui in radio, quando ha scritto il libro Corna dei Patriarchi, lui aveva sottolineato questo aspetto, cioè tutta la miracolistica, tutte quelle cose, erano già precedentemente stabiliti, erano già nei salmi, erano già nelle lodi di Davide, eccetera. Però la luce mi è scattata quando ho ascoltato Ivano e Laura, per cui un ringraziamento particolare. E adesso, man mano che prendo fiato, cominciamo invece il discorso della trasmissione di oggi. Io nella trasmissione di oggi non vorrei prendere telefonate, cioè io vorrei non rispondere alle telefonate, vorrei, dico, perché dopo naturalmente verso fine trasmissione comunque risponderò alle telefonate, e la trasmissione che comincio ora la continuerò questa sera alle ore 19, fra le 19 e le 20. Allora, di cosa è che parliamo? Parliamo di Carlos Castaneda. Io vi avevo già accennato agli ultimi due libri di Carlos Castaneda, vi avevo accennato a Tensicrità e vi avevo accennato all'Arte del Sognare. E vi avevo detto che Tensicrità rappresentava la sconfitta definitiva di Castaneda e l'Arte del Sognare rappresentava un'altra sconfitta di Castaneda. Perché questo? Perché Tensicrità è fatto da un apprendista stregone quando non sa più cosa fare, quando si trova davanti alla vita e gli altri dicono: senti, ma allora noi cosa facciamo? Tu mi hai detto tutto questo, ma io cosa devo fare? Ebbene, la sconfitta dell'apprendista stregone è quando si inventa uno yoga, si inventa una ginnastica, si inventa una palestra, si inventa una educazione all'interno del quale chiudere il proprio percorso. Sì, magari qualcuno facendo quella ginnastica, facendo quella concentrazione riuscirà a trovare qualcosa, però rappresenta comunque la sua sconfitta. E l'altro discorso vale per l'arte del sognare. Perché l'arte del sognare rappresentava una sconfitta? Perché delimitava i termini del sognare. Cioè, l'arte del sognare è quella che io dico che si presenta in questo modo col fine che io vi dico, cioè col fine di un'alterazione della percezione che è limitata a fantasie di sogno. E questa è la sconfitta. Non c'era nell'arte del sognare, almeno io non ho trovato questo aspetto, magari un giorno lo troverò perché mi è sfuggito, il ritorno, cioè se io sogno, come il sogno incide su di me? Se io pratico l'arte del sognare, pratico la trasformazione di me stesso, come la trasformazione di me stesso, lo sforzo che faccio, mi ritorna indietro? Qual è il gioco che io vado ad intraprendere? Questo in Castaneda non c'era. Ed era questo che stabilisce l'essenza della sconfitta. Il fatto di non riuscire a comprendere come lo sforzo che si fa per trasformarsi in realtà ci trasforma e ci ritorna indietro. Diverso è il discorso del lato attivo dell'infinito. Con l'atto attivo dell'infinito, che è l'ultimo libro, è il testamento di Castaneda, Castaneda delimita i termini della stregoneria. Cioè la stregoneria non è invenzione, non è oggetto di cui parlarne più di tanto, ma è sforzo di trasformazione soggettiva attraverso il quale affrontare la vita. E allora qui ci siamo. Questo è effettivamente il messaggio dell'apprendista stregone. L'apprendista stregone,
costruisce a sua via la stregoneria come un metodo, come un modo per affrontare la vita. E proprio perché affronta la vita, costruisce il proprio corpo luminoso e costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. E questo è effettivamente il testamento, cioè l'ultima analisi, l'ultimo lavoro di un apprendista stregone, che non è più il lavoro dell'apprendista stregone che si espande nella percezione alterata, che vede la tumbalora, vede le correnti di energia, ma è l'apprendista stregone che dice: io, qui come sono adesso, oggi, in questo momento, ti porto a te, cioè ti do gli elementi affinché tu possa costruire la tua percezione, la tua costruzione del corpo luminoso. E questo è il lavoro dell'apprendista stregone. E in questo io sarò sempre grato a Castaneda. E sarò grato a Castaneda perché Castaneda chiude la sua storia di stregoneria, sempre in questo il lato attivo dell'infinito, dove il libro dell'Anticristo che ho scritto nel 1985 apre lo scontro. Cioè lo scontro di Castaneda, la sua sfida di vita, finisce dove io ho aperto il libro dell'Anticristo. E vi ho detto che incenso me, cioè nel senso che esalto il mio lavoro, e per esaltare il mio lavoro naturalmente userò Castaneda e farò questo omaggio a Castaneda. Non so se sarò io a fare un omaggio a Castaneda o se in realtà farò un omaggio a me stesso. Le cose sono assolutamente irrilevanti. Ricordate sempre, non troverete mai, mai un apprendista stregone, un individuo che dà l'assalto al cielo, che sia modesto, che non sia arrogante, che non sia felice di ciò che fa, che ciò che fa non sia importante. Perché la forza che cresce dentro è una forza di espansione, la quale chiede di essere sempre onorata, e proprio perché viene onorata può continuare ad espandersi. E allora noi ci prendiamo adesso il lato attivo dell'infinito di Castaneda e ci leggiamo un bel po' di pagine. Esattamente, noi affrontiamo un argomento: gli esseri di energia, gli esseri solo energia, malati di energia vitale stagnata. Se voi ricordate il libro dell'Anticristo, dopo vi leggerò, vi ho detto che uno degli elementi fondamentali era che degli esseri di sola energia vitale avessero trovato il modo, proprio perché li abbiamo insegnato noi come esseri umani, di elevare gli esseri umani per poter mangiare, per poter prima di tutto bloccare la loro energia vitale e poi potersi cibare della loro energia vitale stagnata, bloccata. Bene, questo elemento, che è l'elemento base del libro dell'Anticristo, noi lo troviamo in Castaneda e lo andiamo a leggere a pagina 239. È abbastanza lungo, per cui dovrete avere molta pazienza, ascoltare con attenzione, registrare se qualcuno gli interessa, ma non è obbligatorio naturalmente. E vi leggerò il lato attivo dell'infinito. Attenzione, sei arrivato. E con le tue sole forze a fare ciò che per gli sciamani dell'antico Messico era la questione suprema, riprese lui. Per tutto questo tempo non ho fatto che menare il can per l'aia, insinuando in te l'idea di un qualcosa che ci tiene prigionieri. Ed è davvero così. Questo per gli sciamani dell'antico Messico era un fatto energetico. Perché questo predatore ci avrebbe sottomessi nel modo che stai descrivendo, Don Juan? Deve esserci una spiegazione logica. Una spiegazione c'è, ed è la più semplice che si possa immaginare. I predatori hanno preso il sopravvento perché siamo il loro cibo, la loro fonte di sostentamento. Ecco perché ci spremono senza pietà. Proprio come noi alleviamo i polli nelle stie, i gallineros, i predatori ci allevano in stie umane, gli humaneros, garantendosi così un'infinita riserva di nutrimento. Mi accorsi che stavo scuotendo violentemente la testa da un lato all'altro. Tutto il mio corpo esprimeva il mio disagio, il mio sgomento, ed ero incapace di arrestare il tremito che mi squassava. No, 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 mi sentii dire. È assurdo, Don Juan. Ciò che stai dicendo è mostruoso. Non può essere vero, né per gli sciamani, né per l'uomo medio, per nessuno. Perché? Chiese lui, perfettamente calmo. Perché? Solo perché l'idea ti fa infuriare? Mi fa infuriare, sì, ribattei. Queste affermazioni sono mostruose. Ebbene, non è tutto.
aspetta un altro po' e ti assicuro ti sentirai perfino peggio. Ho intenzione di sottoporti a un autentico bombardamento. Sottoporrò la tua mente a una serie di assalti violentissimi e tu non potrai alzarti e andartene perché sei in trappola. Non perché io ti tengo prigioniero, ma perché la tua stessa volontà ti impedirà di andartene, mentre un'altra parte di te raggiungerà il colmo della furia. Preparati quindi. Era un aspetto di me. Lo sentivo che anelava la punizione. Don Juan aveva ragione. Nessuna forza al mondo mi avrebbe allontanato dalla sua casa. Ma al tempo stesso trovavo orribili l'assurdità che mi propinava. Voglio fare appello alla tua mente analitica, riprese lui. Rifletti per un momento e dimmi come spiegheresti la condizione esistente tra l'intelligenza dell'uomo che costruisce, organizza e la stupidità del suo sistema di credenze, oppure la stupidità del suo comportamento contraddittorio. Secondo gli sciamani, sono stati i predatori a instillarci questi sistemi di credenza, il concetto di bene e di male, le consuetudini sociali. Sono stati loro a definire le nostre speranze e aspettative, nonché i sogni di successo e i parametri del fallimento. Ci hanno dato avidità, desiderio smodato e codardia. Ci hanno resi abitudinari, centrati nell'ego e inclini all'autocompiacimento. Ma come ci riescono, Don Juan? Chiesi sempre più irritato. Ci sussurrano queste cose all'orecchio mentre dormiamo? Sorrise. Certamente no, sarebbe idiota. Sono infinitamente più efficienti e organizzati. Per mantenerci obbedienti, deboli e mansueti, i predatori si sono impegnati in un'operazione stupenda, naturalmente dal punto di vista della loro strategia. Orrenda nell'ottica di chi la subisce. Ci hanno dato la loro mente. Mi ascolti? I predatori ci hanno dato la loro mente, che è diventata la nostra. La mente dei predatori è barocca, contraddittoria, tetra, ossessionata dal timore di essere smascherata. Ebbene, benché tu non abbia mai sofferto la fame, sei ugualmente vittima dell'ansia da cibo. E la tua altro non è che l'ansia del predatore, sempre timoroso che il suo stratagemma venga scoperto e il nutrimento gli sia negato. Tramite la mente, che dopo tutto è la loro, i predatori instillano nella vita degli uomini ciò che più gli conviene, garantendosi un certo livello di sicurezza che va a mitigare la loro paura. Non voglio dire che non sono in grado di accettare quanto mi dici, obiettai a quel punto. Forse potrei, ma è talmente orribile da ispirarmi un'autentica ripugnanza e mi costringe a un atteggiamento ambivalente, se è vero che si nutrono di noi. Come fanno? Don Juan sorrideva, palesemente molto soddisfatto di sé. Mi spiegò che gli sciamani vedono i neonati come sfere di energia luminosa, interamente coperte da una patina lucente, una specie di pellicola di plastica che aderisce strettamente al bozzolo di energia. È di questa patina luminosa di consapevolezza che si alimentano i predatori. E quando un essere umano raggiunge l'età adulta, tutto ciò che di essa resta è un bordo sottile che va dalla cima della testa alla punta dei piedi. Proprio l'esilità di tale bordo consente al genere umano di continuare a vivere, benché faticosamente. Come in sogno lo sentì spiegare che, per quanto sapeva, l'uomo è l'unico essere vivente dotato della patina luminosa di consapevolezza. Di conseguenza è una facile preda per una consapevolezza di ordine diverso, come quella del predatore. Fece poi l'affermazione più sconvolgente che avesse mai fatto. Disse che quel sottile bordo di consapevolezza è l'epicentro dell'egocentrismo in cui l'uomo è irrimediabilmente intrappolato. Facendo leva proprio sul nostro egocentrismo, l'unico aspetto consapevole rimastoci, i predatori creano fiammate di consapevolezza che poi procedono spietatamente a consumare. Ci danno problemi futili per forzare tali fiammate a emergere e in questo modo ci fanno sopravvivere per continuare a nutrirsi della fiammeggiante energia delle nostre pseudo preoccupazioni. Le sue parole mi turbarono a tal punto che mi venne la nausea. Dopo una breve pausa per riprendermi gli chiesi: ma se gli sciamani d'antico Messico e quelli attuali vedono i predatori, perché non fanno nulla? Non c'è nulla che tu e io possiamo fare, mi disse con voce triste
e grave, se non esercitare l'autodisciplina fino a renderci inaccessibili. Ma pensi forse di poter convincere i tuoi simili ad affrontare tali rigori? Si metterebbero a ridere, si farebbero beffe di te e i più aggressivi ti picchierebbero a morte, aggiungo io, oppure accenderebbero i roghi. Non perché non ti credano, nel profondo di ogni essere umano c'è una consapevolezza ancestrale, viscerale, dell'esistenza dei predatori. La mia mente analitica si comportava come uno yo-yo. Mi abbandonava, tornava, poi mi lasciava per tornare ancora. Il quadro che Don Juan dava delineando era incredibilmente grottesco e al tempo stesso estremamente ragionevole e semplicissimo. Spiegava ogni possibile contraddizione, ma come facevo a prenderlo sul serio? Don Juan mi stava spingendo sul percorso di una valanga che mi avrebbe travolto. Sperimentai un'altra acuta sensazione di minaccia, una sensazione che non scaturiva da me, anche se mi apparteneva. Don Juan mi stava facendo qualcosa, qualcosa di misteriosamente positivo e terribilmente negativo al tempo stesso. Lo percepivo come un tentativo di tagliare una sottilissima pellicola che mi stava incollata addosso. Da qualche istante guardò nei miei occhi con uno sguardo fisso e imperturbabile, poi lo distolse e riprese a parlare. Ogni qualvolta i dubbi ti tormenteranno fino a un punto pericoloso, disse. Reagisci facendo qualcosa di pratico, spegni la luce, penetra l'oscurità, scopri ciò che puoi vedere. Si alzò per spegnere la luce, ma io lo fermai. No, no, Don Juan, lo supplicai, non spegnerla. Avevo paura del buio, cosa insolita per me. Il solo pensiero dell'oscurità era sufficiente a togliermi il fiato. C'era qualcosa che sapevo a livello viscerale, ma che non osavo sfiorare né portare in superficie. Non ne avrei mai avuto il coraggio. Hai visto le ombre stagliarsi contro gli alberi, disse ancora Don Juan, e questa è un'ottima cosa. Adesso vorrei che tu le vedessi all'interno di questa stanza. Di fatto non stai realmente vedendo nulla, stai semplicemente cogliendo immagini fugaci, ma hai energia sufficiente per riuscirci. Temevo che avrebbe finito ugualmente per alzarsi, spegnere la luce, e così fu. Due secondi dopo urlavo a perdifiato. Non solo vedevo le ombre fluttuanti, ma le sentivo addirittura ronzarmi vicino alle orecchie. Don Juan rideva da tenersi la pancia quando riaccese la luce. Che uomo ipersensibile, commentò, totalmente scettico da una parte e totalmente pragmatico dall'altra. Devi trovare una soluzione a questo dissidio interiore, se non vuoi gonfiarti come un rospo e scoppiare. Poi continuò, gli antichi sciamani vedevano il predatore, lo chiamavano quello che vola, perché si muove a balzi nell'aria. Non è un bello spettacolo, è un'ombra nera di un'oscurità impenetrabile che salta nell'aria e poi a terra. Se vi interessa, non è esattamente nera, è blu nera. Gli sciamani dell'antico Messico non amavano pensare al momento in cui fece la sua comparsa sulla terra. Credevano che ci fosse stato un tempo in cui l'uomo era un essere completo, con una mirabile vista interiore e una consapevolezza che oggi sembrano leggermente leggende mitiche. Poi tutto questo finì e l'uomo è ora un essere indebolito. Avrei voluto arrabbiarmi e chiamarlo paranoico, ma sentivo che sarebbe stata una reazione non del tutto sincera. Qualcosa in me aveva già superato la fase in cui mi ponevo la domanda preferita: se tutto ciò che dice fosse vero. Quella notte, mentre Don Juan mi parlava, sentivo nel profondo del mio essere che quanto diceva corrispondeva a verità, ma nello stesso tempo e con uguale intensità le giudicavo vera e propria assurdità. «Che cosa vuoi dire, Don Juan?» domandai con voce flebile. Avevo la gola serrata e faticavo a respirare. «Voglio dire che ciò che abbiamo di fronte non è un predatore qualunque, è intelligente e organizzato. Segue metodicamente un programma destinato a rendersi del tutto impotenti. L'uomo, l'essere che era destinato a essere magico, non lo è più. Si è ridotto a un banale pezzo di carne. Non ci sono più sogni degni dell'uomo, ma ci sono solo i sogni di un pezzo di carne, triti, convenzionali e stupidi». Le sue parole stavano suscitando in me una reazione fisica strana, in qualche modo paragonabile alla nausea. Era una nausea che scaturiva dal profondo del mio essere, dal midollo stesso delle ossa.
quando uno spasimo mi attraversò, Don Juan mi scosse forte, tenendomi le spalle. Il mio collo si piegò avanti e indietro, tanto energica era la sua stretta, ma questa manovra mi calmò all'istante e sentii di aver riacquistato un po' di controllo. Questo predatore, seguitò allora lui, non è naturalmente un essere inorganico, non è visibile ai nostri occhi come lo sono altri esseri inorganici. Proprio come fanno i bambini, noi lo vediamo, ma è poiché ci appare tanto orribile, preferiamo non pensarci. Ovviamente i bambini potrebbero perseverare nel concentrarsi su quanto vedono, ma tutti gli altri cercano di dissuaderli. L'unica alternativa possibile per l'umanità è la disciplina. La disciplina è il solo deterrente. Aggiungo io l'autodisciplina, non la disciplina. Ma parlando di disciplina, non mi riferisco a uno stile di vita spartano, alzarsi alle mattine alle 5:30 e bagnarsi in acqua fredda fino a diventare blu. Gli sciamani interpretano la disciplina come la capacità di affrontare in modo sereno eventualità che esulano dalle nostre aspettative. Ripeto il concetto di disciplina. Gli sciamani interpretano la disciplina come la capacità di affrontare in modo sereno eventualità che esulano dalle nostre aspettative. Per loro la disciplina è un'arte, l'arte di affrontare l'infinito senza vacillare, e non perché siano forti e duri, ma perché sono animati da timore reverenziale. E in che modo la disciplina dei sciamani costituisce un deterrente, domandai? La disciplina rende la patina luminosa di consapevolezza sgradevole al gusto di quello che vola. Poi parleremo di energia vitale stagnata. Mi rispose guardandomi attentamente come per cercare qualche segno di incredulità. Il risultato è che il predatore rimane sconcertato, confuso. Suppongo perché una patina luminosa di consapevolezza non commestibile non fa parte del suo bagaglio conoscitivo. E così, ingannato e smarrito, non ha altra alternativa che sospendere la sua opera nefasta. Se la nostra patina luminosa di consapevolezza rimane intatta per qualche tempo, ha la possibilità di crescere. Semplificando all'estremo, si può dire che mediante la disciplina gli stregoni tengono a bada i predatori quanto basta per permettere alla loro patina luminosa di consapevolezza di superare il livello delle dita dei piedi. Da quel momento essa riacquista la sua dimensione originaria. Gli sciamani dell'antico Messico dicevano che la patina luminosa di consapevolezza è come un albero. Se non viene potata, cresce fino a riacquistare volume e dimensione naturali. E quando la consapevolezza raggiunge livelli più elevati, anche operazioni che richiedono una percezione di enorme portata diventano naturali e scontate. Il supremo stratagemma degli sciamani dei tempi antichi consistette nel caricare di disciplina la mente di quello che vola. Scoprirono che affaticando col silenzio interiore la mente di quello che vola, l'installazione estranea fugge, dimostrando così con assoluta certezza la sua origine aliena. Successivamente l'installazione estranea ritorna, ma non più così forte. Ha quindi inizio un processo in cui la fuga della mente di quelli che volano diventa routine, fino a quando sparisce definitivamente. Quello è un giorno davvero triste, perché si è costretti a contare solo sulle proprie forze, e vi assicuro che non è un divertimento. Sono quasi nulle. Non c'è nessuno a dirci che cosa fare, nessuna mente strana a imporci l'assurdità a cui siamo abituati. Il mio maestro, il Nawai Julien, era solito dire ai suoi discepoli che quello era il giorno più duro della vita di uno sciamano, perché dopo una vita di assoggettamento, la mente che davvero ci appartiene, la summa delle nostre esperienze è diventata pavida, insicura e mutevole. Personalmente non esito a dire che la vera battaglia, scusate un attimo solo, ciao, che la vera battaglia degli sciamani comincia in quel momento. In quel momento arrivano addosso agli sciamani tutte le tensioni del mondo. È come se qualcuno che sta male nel basso Burundi vi mandasse le sue emozioni addosso. In quel momento siete senza scudi. In quel momento c'è da ricostruire tutti gli scudi. Per questo il suo maestro diceva che il giorno in cui cacci via quello che vola, quello che ti assoggetta, la pulsione di morte, è il giorno più duro della tua vita.
Io ero sempre più inquieto, avrei voluto saperne di più, ma una parte di me si ritraeva, era una parte che si confrontava con risultati e punizioni oscuri, quasi temessi l'ira divina per aver cercato di vedere qualcosa che Dio stesso aveva occultato. Dovetti fare uno sforzo per permettere alla mia curiosità di prendere il sopravvento. Ma cosa? Cosa intendi dire parlando di affaticare la mente di quelli che volano? La disciplina strema in modo incommensurabile la mente aliena, mi rispose Don Juan, ed è appunto attraverso la disciplina che gli sciamani sconfiggono l'installazione estranea. Io ero... Ci siamo? Sì, ciao. Ed è appunto attraverso la disciplina che gli sciamani sconfiggono l'installazione estranea. Io ero sopraffatto, non c'erano alternative. O Don Juan era completamente pazzo, oppure mi stava dicendo qualcosa di così tremendo da raggelarmi fino al profondo. Notai tuttavia la rapidità con cui mi precipitai a negare tutto quanto. Dopo un primo momento di panico cominciai a ridere, come se avessi appena ascoltato una barzelletta, e mi sentii addirittura dire: «Don Juan, Don Juan, sei incorreggibile». Dal canto suo, lui sembrava perfettamente consapevole del mio stato d'animo. Scosse la testa e alzò gli occhi al cielo, in una scherzosa pantomima della disperazione. «Lo sono al punto», disse, «che non esito a dare un'altra scrollata alla mente di quello che vola, che ti porti dentro. Voglio rivelarti uno dei segreti più straordinari dell'arte magica, renderti partecipe di una scoperta che gli sciamani hanno impiegato migliaia di anni a verificare e consolidare». Mi rivolse un sorriso malizioso. La mente di quello che vola fugge per sempre. Quando uno sciamano riesce ad afferrarsi alla forza vibratoria che ci tiene insieme come un conglomerato di campi di energia, se riesce a mantenere la presa abbastanza a lungo, la mente di quello che vola è sconfitta e fugge. Dopo vi rispiegherò il discorso sulle correnti vegetative. E questo è esattamente quello che farai, aggrapparti all'energia che ti mantiene insieme. La mia reazione fu la meno prevedibile. Qualcosa dentro di me vibrò, come se davvero qualcuno mi avesse scrollato con forza. Fui travolto da una sensazione di panico che immediatamente associai alla mia educazione religiosa. Don Juan mi osservava in silenzio. «È l'ira di Dio che temi, non è vero?» fece poi. «Stai tranquillo, la paura non è tua, ma di quello che vola, perché sa che tu farai esattamente ciò che ti sto dicendo». Ma le sue parole non mi calmarono affatto, anzi, mi sentii perfino peggio, mi attraversavano spasmi violenti che non ero capace di dominare. «Non preoccuparti», mi esortò ancora Don Juan, «so per certo che questi attacchi si concludono in fretta, la mente di quello che vola non ha alcuna capacità di concentrazione». E così fu. Dopo qualche istante mi calmai. Dire che ero sconcertato sarebbe un eufemismo. Quella era la prima volta in vita mia che, da solo con Don Juan, sperimentavo uno smarrimento così assoluto. Avrei voluto alzarmi e camminare, ma avevo troppa paura. Ero pieno di riflessioni razionali e contemporaneamente di un timore infantile. Cominciai a respirare profondamente, mentre un sudore freddo mi copriva il corpo. Chissà come avevo scatenato uno spettacolo terrificante, ombre oscure fluttuanti che mi saltellavano intorno, ovunque guardassi erano lì. Chiusi gli occhi e appoggiai la testa sul bracciolo della poltrona. «Non so che cosa fare, Don Juan», confessai. «Stasera sei davvero riuscito a confondermi. Sei lacerato da una lotta interna», mi spiegò lui. «Nel profondo sei di essere incapace di rifiutare l'accordo in base al quale una parte indispensabile di te, la patina luminosa di consapevolezza, costituisce incomprensibilmente il nutrimento di entità altrettanto incomprensibili, ma un'altra parte di te lo respinge con tutta la sua forza. L'opera rivoluzionaria degli sciamani sta proprio nel loro rifiuto di onorare un accordo a cui non hanno partecipato. Nessuno mi ha mai chiesto se consentivo a darmi in pasto a essere dotati di una diversa consapevolezza. Semplicemente, attenzione, i miei genitori mi hanno messo al mondo perché fossi cibo, proprio come loro. E questo è quanto». Si alzò per stirarsi. «Siamo rimasti seduti per ore. È tempo di rientrare. Devo mangiare». E questo è Castaneda a proposito degli esseri ammalati di energia vitale stagnata. Perché vi dico che da dove Castaneda chiude il suo discorso viene aperto il libro dell'Anticristo. Perché io adesso
dopo avervi letto il pezzo di Castaneda che mi ha estremamente emozionato perché mi ha fatto rivivere una parte del mio passato, vi leggerò proprio dal libro dell'Anticristo, Il luogo d'origine del male. Io ve l'ho letto per radio, tutti lo hanno ascoltato, Il luogo d'origine del male, no? Ebbene, mentre io leggevo Il luogo d'origine del male, le persone non hanno quasi mai ascoltato. Però il luogo d'origine del male sul libro dell'Anticristo lo trovate a pagina 11, praticamente quasi all'inizio del libro dell'Anticristo. Sto parlando di una formattazione 10, quello che diffondo io. Ebbene, sentiamo cosa dice il luogo d'origine del male. Prima di chiarire il concetto di bene e male, cercherò di spiegare l'origine del male. Il bene è, non ha una dimensione né uno spessore. Non ha neppure ragione di essere definito con un nome, in quanto egli sta ad indicare la condizione naturale dello sviluppo dell'esistenza senza intoppi né barriere. Intoppi e barriere determinano il male, quale negazione dell'esistenza, e la loro rimozione è chiamata bene. Non sarebbe corretto cercare il luogo di origine di un qualche cosa senza prima aver definito la cosa cercata, ma condizioni storiche in questo caso specifico consigliano l'assunzione di questo metodo. Innanzitutto, c'è da precisare come nella ricerca del sé verso il sé e nella caccia della conoscenza e consapevolezza, i livelli di sviluppo per la specie umana e gli altri esseri della natura non sono quattro, come fino ad ora detti, ma molti di più. Dal concepimento fino a diventare parte integrante dell'entità universo, attraverso tutte le fasi di sviluppo e di aggregazione intermedie. Oltre il quarto livello di trasformazione, i meccanismi della coscienza, dell'accumulo del potere personale, del fluire dell'energia vitale sono estremamente diversi da come noi li possiamo vedere o intuire e oltre alle grandi linee di sviluppo comprendono un grandissimo numero di variabili. Sapere questo in realtà non ci è di nessuna utilità nello sviluppo della coscienza e della consapevolezza e del nostro potere di essere. Non ce ne importerebbe niente se non fosse per il fatto di comprendere come alcune variabili ci sono ricadute indietro, condizionando coi loro bisogni lo sviluppo della specie a cui apparteniamo, non certo per aiutarci a passare più agevolmente al quarto livello o l'altro mondo. Ostacoli? Ostacoli duri. L'essere su cui poggiamo i piedi vide tutto questo, ma in realtà a lui non importava nulla. Anche se la specie umana avesse distrutto la superficie del pianeta nel giro di qualche milione di anni, questo l'avrebbe ricostruita. Possedeva sufficiente energia vitale per farlo. Ma intervenne l'entità. Ogni rallentamento allo sviluppo della specie umana era un rallentamento al proprio sviluppo. La specie umana aveva grosse potenzialità e poteva unire molte coscienze all'entità, inoltre era in possesso delle mani e molti pianeti del sistema solare si aspettavano molto, una coperta, una natura. Riuscire laddove condizioni difficili avevano impedito all'energia vitale di sviluppare spontaneamente una natura. Qualche coscienza già fluiva verso l'entità, era libera, e il flusso si sarebbe sviluppato in maniera geometrica se qualche cosa non si fosse rotto. Il guasto fu prodotto con il contributo determinante di alcuni esseri ad un livello ben oltre a quello che è il quarto livello di sviluppo per la specie umana. Questi esseri, giunti a un determinato stadio di sviluppo, hanno abbandonato il sentiero verso la coscienza del sé per arroccarsi sulla coscienza di sé. L'energia vitale rallentava il flusso, mentre in loro aumentava il piacere per il sapore dell'energia vitale stagnata. Se la nostra specie vuole mangiare carne, alleva pecore, mucche e altri animali. Essi intervennero sui processi evolutivi ed energetici della nostra specie al fine di procurarsi energia vitale stagnata. L'intervento dell'entità era un fatto eccezionale. Normalmente, essa è assolutamente disinteressata al destino delle singole specie della natura. Per l'entità è più che sufficiente che ogni specie abbia l'opportunità di accumulare potere personale per mantenere compatta la coscienza di sé lungo la strada del sé, al momento del passaggio da essere della natura ad essere luminoso. Questo garantisce il suo stesso sviluppo. Anche la situazione era eccezionale. La specie umana, a differenza di molte altre, era in grado di distruggersi portando con sé almeno qualche decina di migliaia di altre specie. Questo fu il motivo per cui l'entità intervenne
per proteggere se stessa e il proprio divenire. Innanzitutto rafforzò le linee di tensione che attraversano la specie umana e le altre specie all'interno della natura. Poi rallentò i passaggi nei livelli oltre il quarto di esseri proprio mentre stavano effettuando dei passaggi cruciali per il proprio sviluppo individuale e congiungersi con l'entità stessa. Costoro si assunsero il compito di contrastare sul loro piano gli esseri che si nutrivano di energia vitale stagnata. Vennero a formarsi due fazioni in lotta, la cui posta in gioco era la specie umana e di conseguenza il divenire del pianeta. Le linee di tensione così rafforzate ebbero un effetto secondario non trascurabile. Non solo la specie umana, ma tutti gli esseri della natura fecero dei salti tali sulla strada della coscienza di sé che non avrebbero fatto in condizioni normali nemmeno in mezzo milione di anni. Tutta la coscienza totale risultante della natura si trasformò mentre la sfida raggiungeva i livelli più drammatici. Tutte le specie animali e vegetali entrarono in lotta in difesa del fluire dell'energia vitale. L'attacco portato dagli esseri consisteva nel costringere la specie umana a produrre energia vitale stagnata di cui essi si nutrono. Per farlo intervennero all'altezza del cervello umano, bloccandolo orizzontalmente all'altezza del corpo striato, mediante una specie di barriera bioenergetica, la barriera del GH. Scopo di tale barriera era quello di impedire l'affioramento agli organi dell'azione del giudizio della specie umana di tutta una serie di informazioni che, in un modo o nell'altro, la potevano condurre alla concezione dell'esistenza del quarto livello di sviluppo. Ecco. L'uomo è diventato come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la mano e non colga dall'albero della vita per mangiare e vivere eterno, dice uno di loro. Impedire la consapevolezza del fine dell'esistenza e la conoscenza dei mezzi per raggiungerla. Il risultato fu un rafforzamento della corteccia cerebrale, mentre la parte interna del cervello veniva tenuta isolata, se non inattiva, ad eccezione di una piccola parte delegata al controllo fisiologico del corpo. Fu peggio che diventare ciechi, sordi e muti contemporaneamente. Tutto ciò che aveva legato per milioni di anni la specie umana al mondo circostante era stato reciso. La specie umana brancolava nel buio. Improvvisamente nella natura eravamo degli estranei. Non eravamo in grado di capirla, leggerne i messaggi, comunicare con gli altri esseri della nostra specie, né con esseri di altre specie. Improvvisamente la specie umana ebbe paura. La paura, una sensazione prima sconosciuta, si impossessò della specie umana, colpendo gli individui al centro dello stomaco. La specie umana conobbe il terrore. Estranea al mondo circostante, la specie umana dovette rimettere ordine un cervello e un corpo sconosciuti da quando quella sera cinesca fu abbassata. I suoi occhi servivano esclusivamente per distinguere forme geometriche e colori. Tentò di descriverli. La sua pelle sentiva lo spostamento di masse fluide, li descrisse. Le sue orecchie udivano suoni, li descrisse. Qualcosa spingeva per uscire ma non ci riusciva. Un qualche cosa dentro il suo cervello annullava tutto ciò che non era in sintonia con la descrizione del mondo del quotidiano che a poco andava formando attraverso le sue descrizioni. Su quelle descrizioni la specie umana elaborò la ragione e la logica. Esseri terribili, fantasmi micidiali, in quelle condizioni non poteva essere diversamente, abbandonarsi al caos e all'impotenza nei confronti del mondo quotidiano o descrivere. Di tanto in tanto qualcuno spezzava quella saracinesca, ma per lui era molto pericoloso, i suoi stessi simili tendevano ad eliminarlo e quando gli andava bene ad isolarlo, tanto è pazzo. Troppo pericoloso e incomprensibile è colui che un insieme di ciechi impara a vedere. Fu allora che nacque un nuovo strumento di comunicazione, la parola. Di necessità l'essere umano ne fece virtù. Dapprima un balbetto incerto, poi via via invase ogni zona del suo essere, non solo nella bocca ma anche nel cervello. L'uomo divenne l'unico essere animale che parla anche quando pensa. La descrizione, la logica, la ragione, la parola, i numeri contribuirono sempre più a rafforzare la barriera che divideva in due le parti isolate del suo cervello. E la specie umana, per tutelare e difendere questa condizione alla quale non vedeva alternative, inventò il condizionamento educazionale. I bambini erano strani, qualche volta diversi. Era necessario educarli, avete sentito in Castaneda prima, no? Condizionarli, strappare loro più energia possibile, in altre parole, era necessario addomesticarli.
I costruttori della barriera bioenergetica nella specie umana dovrebbero intervenire in prima persona. La specie umana doveva, a loro giudizio, essere guidata. Ma da chi e come? Il terrore che aveva afferrato l'essere umano fu la chiave della loro soluzione. Essi divennero Dio. Essi si autolessero Dio proclamandosi creatori dell'universo. Del loro punto di vista non avevano del tutto torto. Essi erano gli artefici del blocco dell'energia vitale all'interno della specie umana. Essi erano gli inventori e i propagatori dell'energia di morte. Posero se stessi al centro dell'universo, elessero gli uomini ai loro servi e donarono loro il pianeta affinché lo distruggessero, trasformandolo a loro immagine e somiglianza. L'orrore. Quanti volti ebbe quel Dio? O quegli dei. Nel passato forse nessuno sarà mai in grado di elencarne tutti i nomi, erano sempre gli stessi, adattatisi via via a condizioni oggettive diverse. In fondo, la specie umana non è un animale d'allevamento così docile. In qualche individuo la barriera al centro del cervello cedeva, e poi nel corso dei millenni si era dato, nel corso della propria storia evolutiva, due strumenti che non era possibile togliergli. La specie umana faceva l'amore, e non solo per generare figli, anzi, e dormiva, accidenti quanto dormiva. Fra tutti gli esseri della natura, la specie umana era quella che dormiva più a lungo e più profondamente. Quando dormiva, riduceva la mente al silenzio e la barriera all'interno del cervello tentava a sparire. E quando faceva l'amore, la fusione dell'orgasmo gli rimetteva in moto gli strati dell'energia vitale bloccata. Gli esseri bisognosi di energia vitale stagnata agirono opportunamente, applicarono tutte le regole dell'agguato a quegli esseri umani che riuscivano per una qualche ragione a superare la barriera, chiamandolo profeti o inviati dal Dio. Ma se nei loro viaggi, superata la barriera, andavano troppo lontano o le loro percezioni erano reali... Scusate un attimo solo. Perfetto. Andavano troppo lontano o le loro percezioni erano reali anziché essere mediate dal condizionamento educazionale o ancora acquistavano troppo potere personale da riuscire a definire quegli esseri per ciò che erano anziché inginocchiarsi per ciò che apparivano o volevano far credere di apparire, allora agivano per farli ammazzare. C'era sempre qualcuno pronto a difendere le antiche tradizioni, soddisfacendo il bisogno di dominio di esseri, il cui potere si basava sulla propria capacità di terrorizzare e sulla paura di altri esseri umani di perdere il controllo e il dominio su altri esseri della propria specie. Quanti roghi sono stati innalzati sulla superficie del pianeta, quanti sgozzamenti, teste tagliate, lapidazioni nel rispetto delle tradizioni di questo o quel Dio, anche se i cristiani hanno superato tutto, musulmani compresi. Quanti esseri umani, cacciatori di conoscenza e consapevolezza, sono stati in questo modo distrutti? Qualcuno è comunque riuscito a passare al quarto livello, ma troppi sono stati svuotati e consegnati senza energia vitale all'atto dell'abbandono del corpo fisico. Nel frattempo gli esseri, che si nutrivano di energia vitale stagnata, portarono a termine il loro capolavoro, resero la donna schiava in un sistema sociale di schiavi. Per ragioni di sopravvivenza, la specie umana in aree lontane aveva trasferito sulla propria parte femminile una serie di vantaggi bioenergetici, oppure, se preferiamo, questi erano venuti formandosi per le caratteristiche femminili all'interno della specie. Grazie alle mestruazioni, una donna ha la capacità di rallentare e a volte impedire la formazione di energia vitale stagnata dentro il proprio corpo, anche senza fare nulla. Ciò permetteva di mantenere, nonostante il blocco bioenergetico all'interno del cervello, un più profondo aggancio col mondo circostante, tempi più rapidi nel superamento della pubertà, una percezione delle linee di tensione più aperta rispetto all'uomo. Il sistema sociale imbrigliava i corpi, ma non poteva bloccare la fantasia, come risposta psicologica all'insoddisfazione dei bisogni. Un sistema sociale in cui imperasse la parità assoluta fra i sessi avrebbe costituito un gravissimo pericolo per l'essere o gli esseri che si spacciano per Dio creatore. Un uomo e una donna, o più uomini o più donne, fusi insieme attraverso la loro energia vitale, sono una delle maggiori potenze generate dalla natura. E quel Dio ne ebbe paura, molta paura. Il sesso doveva servire solo per produrre nuovi schiavi, per l'allevamento. Questo era l'ordine degli dei o del Dio, malati di energia vitale stagnata, lanciato attraverso i suoi profeti, vecchi senza vita. La fusione energetica, le giamplessi, venivano proibite, ad eccezione di quelle dei rappresentanti del Dio in terra, naturalmente,
pena la morte, non quella dell'anima, ma quella dei roghi, delle galere, della lapidazione, morte lenta, dolorosa, come piace al Dio, spacciatosi padrone del mondo. E infine gli dei impedirono e ostacolarono il dormire, e attraverso questo il sognare. Per loro era indispensabile impedire alla specie umana di crescere, così gli dei elessero dei vicedei fra gli esseri umani, e costoro s'affrettarono a dichiarare la terra di loro proprietà, gliel'aveva data Dio. E elessero dei privilegiati che delegarono armati per costringere altri a guadagnarsi il pane col sudore della loro fronte, dopo aver sfamato privilegiati e rappresentanti del Dio in terra. Quegli uomini che non si guadagnavano il pane col sudore della propria fronte vennero chiamati con disprezzo selvaggi e costretti alla schiavitù del lavoro servile o passati alle armi. 200 milioni di esseri umani vengono macellati sulle rotte della schiavitù cristiana verso le Americhe. Quanti vi giunsero in catene per consumare la propria esistenza, soddisfacendo la brama di rubare il pane e la vita agli esseri umani dei cristiani? Gli esseri malati di morte avevano capito che chi è impegnato a sopravvivere nel quotidiano non pensa a sviluppare il sognare. La strategia attuata dagli esseri amanti dell'energia vitale stagnata è più complessa nell'azione che nella definizione, in quanto nel corso dei millenni dovette essere più volte modificata e rimodellata, inseguendo tutte le circostanze create dalla specie umana per sfuggire al loro controllo. L'essere umano non è un animale docile, intervenne l'entità. Fu l'entità a pareggiare le forze messe in campo dagli apprendisti specialisti di terrore, e vedremo come l'entità è il lato attivo dell'infinito. Costoro sapevano come l'entità sia assolutamente indifferente al destino di qualsiasi specie della natura. Su questo contavano, ma il gioco iniziato era pericoloso per l'entità stessa. Il primo scopo dell'entità è preservare e rafforzare se stessa fino alla fusione progressiva con le altre entità dell'universo. Il suo scopo è marciare lungo il sentiero del sé, perdere il contributo al proprio accrescimento delle coscienze provenienti dalla specie umana era una grave perdita, ma rischiare di perdere la natura con migliaia di altre specie per decine di milioni di anni era drammatico. Dover prolungare l'attesa prima di poter fondersi con la più vicina entità astrale era doloroso. Così sebbero due condizioni assolutamente nuove. Ci furono esseri che rinunciarono al passaggio in altri stadi di sviluppo della loro strada del sé per assumersi il compito di bloccare coloro che si spacciavano per dei, guarirli, riaccelerarli e condurli oltre il loro livello in seno all'entità. A quei livelli non si può più disperdere l'energia vitale al vento. E in più si ebbe una natura con una coscienza complessiva di sé, lungo la via del sé, molto grande. Questo, legato da linee di tensione specifiche molto solide, costituirono una micro entità organizzata per un lavoro specifico. Questa micro entità prende il nome di Anticristo. Bene, allora scusate un attimo l'emozione, dove Castaneda chiude la sua storia, chiude la sua via alla stregoneria, il libro dell'Anticristo apre la sua sfida. E non è finita qua, cioè non ci sono solo queste analogie, ma ne prendiamo delle altre analogie. E prendiamo un altro aspetto, la stregoneria e l'infinito. Cioè, il concetto di infinito come concetto di anticristo, il concetto di infinito come modo di esistere, modo di affrontare la vita. Vediamo un attimino cosa ci dice Castaneda nel suo lato attivo dell'infinito.